Lo diceva già come sede di presentazione, non è nuovo a colpi di questo tipo, ma non è nuovo a colpi di questo tipo non tanto dal punto di vista della prestazione del gesto atletico in sé, dal fatto che comunque riesce a spararli anche in contesti particolarmente qualificati, un corridore che richiede, lui dice che si trovi meglio, effettivamente si trova meglio con condizioni particolari. Sì, Sonny Colbrelli è un corridore molto interessante, nel senso che è capace anche di gesti di un certo tipo, però c'è una concorrenza nel suo settore che è fatta di mostri assoluti. Ma infatti, primo per me Colbrelli non è uno sprinter puro alla stregua Ci di... mancherebbe, certo, ci mancherebbe altro. Per questo dico che è assolutamente fuori dall'ordinario quello che è successo Eh sì, ma al Giro di Svizzera, era anche perché... uno sprint particolare, voglio dire. C'ha questi colpi, Vincenzo, non, lo fa. Sì, è qualcosa fuori dall'ordinario, lo fa, però effettivamente è che secondo me non emerge neanche al massimo il tipo di corridore che è Colbrelli, perché comunque Può è essere. sempre schiacciato. Allora, parrebbe tipo una sorta di Sagan depotenziato, capito? Una sorta di sono corridore simile a Matthews, non so come definirlo neanche. Il problema di Colbrelli è che non emerge in tutta la sua fisionomia il tipo di corridore che è, proprio perché è schiacciato da una concorrenza troppo più forte. A me, sai chi ricorda un po'? Ricorda un po', voglio sapere anche la vostra opinione. Il Bennati pre-vittorie al Tour de France. Vabbè. Cioè Bennati... Bennati 2005-2006, primi anni alla Lampre. Bennati ha cambiato marcia per un po' di tempo dopo aver vinto quelle due tappe al Tour de France. Ne vinse una in fuga, Sì, e poi ne vinse vinse i una in fuga Campierisi. e vinse sui Campierisi. Dopodiché diventò di colpo il secondo sprinter al mondo, se voi Corridore ricordate. completissimo, Bennati, mi piacerà. Sì, ma anche a me, però ci fu un anno, che poi è stato l'anno anche delle vittorie al Giro, in cui lui era davvero un top sprinter. Status che non aveva prima di quelle due vittorie al Tour de France, che evidentemente hanno dato a lui consapevolezza, eccetera, eccetera. Lo so, ma non so se è un livello che può raggiungere, sinceramente, non credo. Ripeto, il problema di Colbrelli secondo me è più che altro la concorrenza. Per quanto concerne le volate di gruppo, no, ma non penso nemmeno che sia la sua ambizione. Anche perché negli ultimi anni, dal momento in cui si espone su palcoscenici importanti, sembra che stia tirando verso un certo tipo di corsa. Sì, sembra andare sempre più verso le classiche del nord in generale o percorsi affini. Non a caso, quella era una tappa, ad esempio, con un finale leggera salita, quella che ha vinto il Giro di Svizzera, no? Il Due finale giorni era dopo. in leggera salita, o l'altra vittoria che ha ottenuto quest'anno, quella di Attadam, che è di fatto su un micro muro di 250 metri in mezzo al deserto, ma una salita con pendenze piuttosto ripide. Lì si è messo nettamente dietro tutti gli altri velocisti che c'erano presenti al Tour of Dubai. È stata una prestazione quella sul parziale, sulla tappa, quindi sulla tappa, sulla singola tappa, poi doppiata da un altro corridore italiano, da Ulissi, che ha dato un'altra bella fucilata un paio di giorni dopo. Ecco, questi sono due squilli interessanti per rimanere in casa Italia. Ulissi è un corridore su cui potremmo discutere a lungo, magari ci sarà altra occasione. Però ecco, ripeto, per non andare troppo oltre, sono giunte delle indicazioni più in questo senso, per meglio dire, sono arrivate, cioè l'attenzione era più concentrata su questo che su chi potesse effettivamente fare qualcosa utile per parlare di Tour de France, per parlare di futuro, perché si è visto poco in quel Per senso. la classifica generale, sì. Cioè, Sì, dai si è ragazzi, dai. visto. Sì, si hanno avuto semplicemente conferme della solidità di tutta una serie di contender per la corsa. Lo stesso Fuglsang, che sarà verosimilmente il capitano della stana, andato forte. Abbiamo avuto l'ennesima conferma che in DNC a cronometro sono scarsi, come dicevamo per me. Madonna. Kung, secondo me, è il prossimo Big One telecronometro, Oh, eh? Beh, sì. aspetta, stiamo aspettando Dennis dopo quello che abbiamo detto al Giro d'Italia. Lasciamo un paio d'anni a Dennis e poi diamo strada anche però questo c'ha un motore, ragazzi. C'ha un motore. state tre le manifestazioni di questa settimana che
avrebbero potuto dare delle indicazioni chiave tour, manifestazioni che hanno seguito il Giro del Delfinato per questa particolare calendarizzazione di quest'anno di cui avevamo parlato nella precedente puntata. E anche la seconda di queste manifestazioni, abbiamo appena parlato del Giro di Svizzera, in questo caso la vecchia Route du Sud, adesso diventata Route d'Occitane, neppure questa ha detto tantissimo, se non altro perché al via comunque aveva solo un corridore interessante in chiave tour e dal profilo particolare in chiave turca è Alejandro Valverde, che poi alla classifica generale alla fine l'ha portata a casa. Cosa ci hanno dato le strade occitane? Ci hanno dato innanzitutto due siparietti divertenti al termine delle prime due tappe, conclusesi entrambe allo sprint, e che hanno visto protagonista Nacer Buagni, che è un corridore dal carattere notevolmente tranquillo, pacifico. Per chi non lo sapesse, Buagni è anche un ex pugile e insomma non è esattamente come lo ha descritto prima. Tutta la carriera improntata al più quieto dei pacifismi. Insomma, c'è una situazione particolare in casa Cofidis. Buagni è stato un paracarro per mesi interi, nonostante un contratto importante, nonostante una squadra costruita in un certo modo, non andava neanche a spinta. E mentre Buagni retrocedeva, quindi le quotazioni di Buagni andavano a calare sempre di più, crescevano quelle di un suo compagno di squadra che è Laporte. In stagione ha vinto anche qualcosina. Si è arrivati a un punto in cui la Cofidis pare abbia voltato le spalle a Buagni, gli ha detto: insomma, abbiamo potuto fare questo, l'abbiamo fatto, adesso arrangiati perché se ci servono risposte da parte tua, daccele. Non possiamo fare nient'altro per te, perché era arrivato davvero a controprestazioni che erano delle macchiette. È finita che si sono dovuti, che si hanno, hanno, i due compagni di squadra hanno disputato una volata entrambi in proprio, l'ha vinta Buagni, che come ha fatto notare qualcuno, da quando a concorrenza sta cominciando a riscuotere, quindi sta cominciando a battere colpo, quindi la concorrenza fa bene. E dopo il traguardo i due si sono guardati con uno sguardo pieno di amicizia. La seconda tappa, invece, è stata più tranquilla. Perché Laporte non ha litigato, però ha litigato Buagni. Stavolta ha litigato con Barbero. Litigato con Barbero perché lui ha lanciato la volata. Pare che Buagni lo abbia stretto. Ha vinto Venturini, che è un giovane velocista Lecce Deserre. E dopo il traguardo, anche lì stava finendo male perché, a parte gli scherzi, Buagni ha un carattere fortemente litigioso e non perde occasioni per far valere i propri diritti o comunque per rintuzzare gli attacchi degli avversari, anche verbali, perché in volata, ecco, non tira via il conto. La terza tappa è quella che ha dato le indicazioni più importanti relative agli uomini di classifica, anche in ottica Tour de France, appunto come dicevamo prima. L'ha portata a casa Alejandro Valverde, la tappa che arrivava a Le Mondolno, quasi 200 km, una bella salita finale in cui ha avuto la meglio su Kenny Elissonde e su un altro uomo Cofidis, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, il veterano Daniel Navarro. Questa è stata soffiata la vittoria settimana scorsa da Adam Yates. Valverde convincente. Convincente Valverde, assolutamente non convincente il profilo di Valverde nell'ambito di un discorso particolare che poi affronteremo, che è quello di questa Movistar, che ha questo blocco compatto di tre atleti con il quale si vuole presentare al Tour de France. Non si capisce bene il ruolo di ciascuno, perché credo che sarà un'accozzaglia di nomi noti. Cioè, un Zu avrà messo in piedi un minimo di strategia. Solo un brevissimo anticipo, come la vedete voi questa situazione Movistar di cui parleremo comunque nelle prossime puntate? Cioè, avranno dei ruoli questi tre oppure che cosa hanno pensato gli spagnoli secondo voi? Personalmente l'unica cosa che mi attendo in tutta onestà è che Valverde non sarà da corsa per la classifica generale. Come mi commenti le parole di Beppe Martinelli, che in settimana ho letto una sua intervista alla Gazzetta dello Sport, comunque non intervista, propriamente è stato contattato alla Gazzetta dello Sport, e ha detto: attenzione, perché può essere Valverde il nome buono per quest'anno in casa Movistar. Lo ha detto Beppe Martinelli. Boh, magari mi sbaglio io, magari si sbaglia Martinelli. Credo che si sbagli lui. Secondo me, il buon senso vorrebbe che fossero Quintana e Landa. Landa, i due capitani in squadra. Ma magari lui ha delle informazioni che non sono in mio e in nostro possesso. Vincenzo, come la vedi tu? Io sono abbastanza d'accordo con Giacomo, credo che il buon senso voglia Landa e Quintana come capitani, se non che ho l'impressione che Landa dopo la tappa del pavé si troverà già in forte ritardo. Vabbè, questo, cioè, ci dice una cosa importante comunque. Quindi per quanto mi riguarda alla fine sarà Quintana il capitano e io ho questa sensazione
strana su Quintana, che diciamo dopo il 2017 ha un po' visto spegnersi di fronte a sé le luci dei riflettori, ma ho la sensazione che per Quintana questo Tour de France possa essere anche quello buono. Vabbè, interessante quello che ci dici. Poi c'è la tappa finale che ha dato delle conferme in casa del Murciano. Ha fatto un attacco anche nel corso della quarta tappa, è stato ripreso a 1 chilometro scarso dalla conclusione. Con volata finale vinta da Roux, che è il 31enne della France des Jeux, uno dei gregari storici di casa France des Jeux, che però in carriera si è ritagliato spazi comunque discreti, 14 vittorie, di cui 12 in Francia. Roux, dicevo, uno dei gregari storici in casa France des Jeux, lo dico per salutare, perché è giunta, non so, io l'ho appreso da poco, la notizia del ritiro a fine anno di un altro gregario storico, quella che adesso è la Groupama, che è Jérémy Roy, un altro veterano, un po' più grande, lui mi sembra abbia 34 anni, e ho letto un'intervista interessante in cui peraltro parlava anche di Thibaut Pinot. Quindi Roux ha regolato nel corso dell'ultima tappa della corsa un drappello che comprendeva anche Valverde, che aveva attaccato. Valverde, a cui è andata la classifica generale, su Navarro e Elizonde. Speriamo che Navarro vinca almeno in fuga una tappa al Tour de France, così ci mondiamo la coscienza, perché poverino, davvero, nelle ultime 2 settimane solo amarezza. Primo, hai dimenticato di dire che Valverde ha attaccato a 70 km dal traguardo, è stato ripreso a 1000 metri dalla fine, ha fatto la volata e è arrivato secondo. Ma io non è che l'ho dimenticato, io volevo che lo dicessi tu, sono anche d'accordo con queste Ah, cose. ok. No, no, era... no, Valverde questo per far capire che tipo di corridore è È quando... stato, Cioè... è stato, è stato, io credo, allora guarda, io credo che sia stato quello che abbia fatto dire a Martinelli quello che ha detto, perché altrimenti non mi spiego. Cioè, io credo che sia rimasto negli occhi questo che abbia spinto Martinelli a dire quello che ha detto, perché cos'altro potrebbe spingere a indicare Valverde come vincitore del Tour de France? E il fatto che abbia palesato una eccellente condizione. Il fatto che ci sarebbe anche un discorso da fare sulla concorrenza, sinceramente, il fatto che si sia dimostrato così brillante, e forse un percorso che potrebbe anche dirgli bene, perché in casa Movistar, ad esempio, Valverde tra i tre è quello che teme meno quella tappa posta lì. Quest'anno, peraltro, ve lo ricordate alla semiclassica belga, All'Advars. l'Oost-Vlaanderen. All'Advars, sì, è andato Sì. anche bene, sempre davanti. Credo che sia questo che spinge a sminacciarsi nei confronti, cioè, su Valverde. Altrimenti non lo so. Certo, lo stesso Valverde, di cui non dimentichiamoci di come abbiamo parlato nel corso del trittico delle Ardenne. Cioè, Questo è a eravamo. beneficio esclusivo nostro perché gli ascoltatori non ci sentivano ancora, visto che Sì. non. Comunque nelle prove noi abbiamo chiaramente parlato anche delle corse che si svolgevano nel frattempo e anche delle corse delle Ardenne in cui Valverde Sì, effettivamente era sembrato no. un pelo in calo. Io confondo piani privati con piani pubblici, ma nel senso che Valverde, dopo un ottimo inizio di stagione, in cui aveva fatto vedere le cose, su Valverde, l'inizio della stagione di Valverde si accompagnava a forti interrogativi, perché Valverde l'anno scorso si è massacrato al Tour de France. Ricordiamo che è un corridore di cui ci siamo fortemente interrogati sul suo proseguo di carriera dopo l'incidente che subì nel cronoprologo. Valverde è ritornato, aveva convinto inizio anno, e poi il trittico delle Ardenne l'ha affrontato in modo tale da in qualche modo disilluderci, voglio dire. Ora sta palesando un'altra condizione eccellente, non so se sia un altro picco quello che è. Martinelli dice così: io ho dubbi sui suoi compagni di squadra, ho dubbi anche su di lui, però voglio dire, potrebbe essere tranquillamente l'anno delle sorprese. Questa settimana si è corsa anche una terza corsa di una settimana in Slovenia, per esattezza, Giro di Slovenia che ha detto diverse cose interessanti, perché si sono disputate delle volate con tanti nomi di peso. C'erano in Slovenia velocisti del calibro di Groenewegen, Kittel, Juwan e Cavendish. E perché abbiamo assistito all'ennesima prova di forza della stagione di un corridore che sta iniziando a stuzzicare le fantasie di molti, le mie per primo, devo essere onesto. Sto parlando ovviamente di Primož Roglič, che ha vinto il Giro di Slovenia con quasi 2 minuti sul secondo del Tour dell'anno scorso.
cioè Rigoberto Urán. Non so se mi spiego. 2 minuti in una corsa di settimana, una corsa di una settimana sul secondo classificato del Tour de France 2017. Roglic, che peraltro è alla terza corsa da una settimana vinta consecutivamente.